Prendete gli Oscar, trasferiteli sul web e mettete 156 candidati alla vittoria. Ed eccoci qua, alla proclamazione finale dei Webbo Awards 2020. Io sono un po' timida, ma adesso mi faccio vedere. Eccomi, sono Miss Webbo. Stasera andremo ad eleggere i migliori creator dell'anno, quelli che più ci hanno divertito, più ci hanno aiutato e più ci hanno fatti emozionare. E lo faremo con un sacco di ospiti. Pronti? Via! Direi di cominciare con una coppia straordinaria e per farlo colleghiamoci con la prima presente della serata, Jenny Denucci. Buonasera a tutti, mi chiamo Jenny Denucci e sono qui questa sera per nominare il vincitore dei Web Awards 2020 categoria Instagrammer. Ho recuperato la busta. Il vincitore della categoria Best Instagrammer dei Web Awards 2020 è con il 73% di vantaggio, 73%, quindi sbaragliato tutti i giochi, la famiglia reale italiana, i Ferragnez. Ragazzi, vi adoro, complimenti Chiara, complimenti Fedez, complimenti Leo e oltre ai complimenti per questo premio vi faccio gli auguri per il nuovo arrivo che avrete in famiglia tra poco. Vi abbraccio forte, spero di conoscervi presto. Grazie Webbo e a tutte le persone che ci seguono da casa. Ciao! Ma non è finita qui, colleghiamoci con Enzo Miccio. Cari amici di Webbo, sono felice di essere qui per gli Awards 2020 e vorrei proclamare la vincitrice della categoria Fashion Creator 2020, Chiara Ferragni. È stato un plebiscito di voti. Complimenti, Chiara. Cara Chiara, sempre più imprenditrice digitale. È il momento ora della terza categoria. Vediamo chi ha dominato YouTube quest'anno. Una sfida all'ultimo like tra due idoli del tubo. Ma chi avrà vinto? Ce lo dice Alfa. Linea a te. Ciao fan di Webbo, sono Alfa e mi hanno chiesto oggi di premiare lo YouTuber dell'anno e sono molto contento che abbia vinto uno dei miei più cari amici, cioè Edo Sespo. Dai. E ora scopriamo un altro campione. Diamo la linea a uno dei più simpatici del cinema, Paolo Ruffini. Belli di Webbo, come state? Spero sempre meglio. Io sono Paolo Ruffini e sono lusingato di essere qua a consegnare il premio che i lettori di Webbo hanno voluto dedicare al miglior creator comico. Il web è un posto dove la comicità molto spesso regna sovrana, fortunatamente, anche in maniera a volte piccata, anche in maniera a volte piccante, anche in maniera a volte piccosa. Però insomma io sono molto felice perché fondamentalmente il web è l'unico posto dove anche il nostro spirito, la nostra vis comica, la nostra vis ironica può trovare un po' di ristoro. E allora sono molto felice di dire che il creator comico dell'anno è, secondo i lettori di Webbo, è il creator comico dell'anno è, secondo i lettori di Webbo, è Vincenzo Tedesco! Grazie Paolo, ma ora è tempo di parlare di Ship. Qual è la coppia che ha fatto più sognare la community di Webbo? Ce lo dice Flavio Montrucchio. Sì, è tutto pronto. Eccoci cari amici di Webbo, siamo ormai in mondo streaming Eurovisione per proclamare i vincitori della categoria Ship 2020, quindi non di un anno qualunque. Siamo in attesa che arrivi ormai la busta, il televoto è stato chiuso. Ecco che arriva la busta, perfetto, grazie. Questa non è la busta, Babbo Natale. Questa qua è quella giusta, come vedete c'è scritto per Flavio. E allora, rullo di tamburi per il momento tensivo. Non abbiamo tamburi. Vince la categoria Ship 2020 Vavala Davide e Sofia Cerio. Tanti auguri, buon anno. Altro giro, altra corsa. Passiamo al King del Game. Un saluto agli amici di Webbo, sono Astol ed è un grande piacere per me premiare per questi Webbo Awards 2020 il primo classificato della categoria Miglior Gamer e il vincitore è Favij. Quindi bella Favij e un saluto agli amici di Webbo. Ma ora vogliamo all'estero, l'America ci chiama e noi chiamiamo una star di Violetta, ma non solo. Lodovica Comello, ci sei? Amici di Webbo, ciao da Lodovica Comello, grazie per avermi invitata a partecipare a questo evento e per avermi dato la prestigiosissima possibilità di annunciare un vincitore. Quindi, per la categoria Social Star Internazionale 2020, il vincitore è la D'Amelio Family. Ma la famiglia D'Amelio conquista anche Cupido. Sono Dixie e il suo ragazzo Noah ad ottenere il titolo di coppia internazionale più amata del 2020. Adoriamo! Torniamo in Italia con il mondo di Twitch. Gli streamer sono i nuovi idoli del web. Ma chi è quello più amato? Ce lo dice un vero mago degli esports, Ivan Grieco. A te la linea!
Nella categoria Best Streamer dei Web Awards 2020, tra Omiatol e il Masseo, due icone di Twitch Italia, il vincitore è Omiatol! Grande! Wow, bella sfida! E ora un altro fenomeno dell'anno, quello delle house. Ormai manca solo la house di Webbo. È stata una sfida all'ultima promessa. E così vincono i ragazzi della Stardust House. Dalla house al collegio. E chi, meglio del conduttore ufficiale, può dirci chi è il collegiale dell'anno? Giancarlo Magalli, a te. Salve a tutti, sono stato chiamato ad assegnare il premio collegiale dell'anno. Io i collegiali li amo tutti, anche perché ho raccontato le loro vicende per settimane su Rai 2. Beh, è stata una bella battaglia, pensate che Giulia Scarano è stata in testa fino alla fine, sembrava insuperabile, ed invece ad un'ora dalla fine Andrea Di Piero l'ha superata e si è aggiudicato la vittoria. Lei ha cercato di fermarlo tirandogli un cacio a cavallo, Trump ha chiesto il riconteggio dei conti, ma per ora la situazione è questa qua. Complimenti! E non c'è collegio senza reaction. Ad annunciare il miglior reactioner dell'anno... il peperone di Mr. Magnesio. Volo di Instagram, benvenuti in uno dei momenti più attesi dell'anno, la premiazione dei Web Awards. Siamo qui con uno dei miei carissimi peperoni che ci andrà a svelare il vincitore. A te la busta. Su, dai. Non vergognarti. No, Farò io. Il vincitore della categoria Reactioner dell'anno è... il Masseo! Quest'anno si è viaggiato poco fisicamente, ma tanto con la mente. Ad annunciare il Travel Creator dell'anno è una delle ultime vincitrici di Pechino Express, Nicole Rossi. Viaggiatori di Webbo, ho vagato intorno a tutto il mondo del web alla ricerca del Travel Creator dell'anno, ma l'ho trovato. Il vincitore è... Giovanni Arena, che in poco tempo ha sbaragliato TikTok. Quest'anno hanno ottenuto successo tanti nuovi volti sul web e alcuni ve li abbiamo fatti scoprire proprio noi. Per premiare la rivelazione del 2020, colei che ha vinto lo scorso anno. Cecia, ci sei? È stato un vero testa a testa, ragazzi, però il vincitore di quest'anno dei Web Awards 2020 per la categoria rivelazione dell'anno sono Raissa e Momo! Bravissimi, fortissimi, a me fate spanciare, vi voglio bene. Mua, bravi! Ci avviciniamo al gran finale. Siamo a metà delle categorie. È vero, sono tante, ma erano tanti anche i talenti da valorizzare. E tanti sono stati pure i voti. Più di 170.000. Robe da pazzi! Ma non ci distraiamo e parliamo di chi ci ha aiutato a mantenerci in forma questi mesi. Sono i fitness creator e il migliore ce lo facciamo dire da Dennis Dosio. Dan, ma che stai facendo? Sto facendo gli scontri della scheda di Roberic, perché tu non lo sai, ma nei Web Awards che ci sono appena stati, Roberic si è aggiudicata al primo posto nella categoria Fitness Creator dell'anno. Quindi volevo innanzitutto mandare un grandissimo saluto a Roberic, un grandissimo saluto ai miei amici di Webbo, e lasciatemi fare i miei scontri della scheda e mi raccomando, prossimo anno votate me. Ma adesso facciamo un viaggio tra le emozioni e scaldiamoci con il fuoco dell'amore. Colleghiamoci con Filippo Bisciglia. Ciao Webbo e ciao a tutti gli amici di Webbo. Allora ragazzi, finalmente ci sono i risultati definitivi. Allora, sono pronto a premiare la coppia dell'anno Webbo 2020, che è... rullo di tamburi, musica tensiva, Emily Pallini e Michelangelo Vizzini. Complimenti ragazzi, ma soprattutto che la maledizione di Maggie Gioia non vi colpisca, mi raccomando. Ciao! Dalle favole d'amore ai prodigi del make-up. Diletta Leotta, guidaci tu verso il beauty creator dell'anno. Ciao ragazzi, mi avete incaricato di eleggere il beauty creator dell'anno dei Web Awards 2020. È stata una battaglia combattutissima fino alla fine e il vincitore è... Pierangelo Greco! Bravo, congratulazioni! Grazie Diletta. E ora passiamo alla categoria dedicata alle crew. Quale sarà la migliore del 2020? Ce lo dice la regina dei salotti pomeridiani, Barbara D'Urso. Amici di Webbo, solo per voi dal mio posto super segreto. Mi avete chiesto di fare la madrina per questo evento meraviglioso. Io amo i TikToker e quindi sarò io a dire chi è il vincitore. Attenzione, notizia shock! Super super shock, 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 shock. Pronti? Mm-hmm. Si chiamano Lele, Diego, Thank e Gianmarco. State già saltando? Sì, e sono i... Q4!
tuffo! Dolce amaro, il tuo sorriso dolce amaro. Bravi, complimenti, bravi a tutti comunque, tutti, vi amo tutti, col cuore. E ora una delle rivelazioni del 2020. Lei ai Web Awards non ha fatto la fine di Emily. Karima si porta a casa ben due statuette, quella della categoria meme e del personaggio cringe dell'anno. Ma sentiamo cosa ha lei da dirci. Ciao a tutti amici di Webbo, un saluto da Karima di Tutto di Più. Ci tenevo a ringraziarvi per aver votato per me, avermi fatto vincere, ma come voi ben sapete Valerona non perde mai. Un bacio e piatevela tutti nel culo e non solo Emily. E il trend di TikTok più amato dalla community di Webbo? Ce lo dice Luciano Spinelli. E nella categoria TikTok Trend dell'anno 2020 abbiamo come vincitore, rullo di tamburi, come dice nella canzone, no, From the Top, la WAP Challenge. Il trend vincitore di quest'anno è la WAP Challenge. From the top, make it drop. So. E dopo Cardi B, un'altra star internazionale ci annuncia il vincitore della prossima categoria. Noi siamo tutti suoi nipotini. Vai, zia Mara! E nella categoria Creator Kiss vincono i me contro te. Ciao a tutti, amori della zia! E adesso spazio alla musica. Scopriamo chi ci ha fatto più cantare durante quest'anno. Jason, Chiara, diteci il cantante e la canzone dell'anno. Wow, ciao amici di Webbo, sono Jason Gagliani e sono qui per annunciarvi il vincitore della categoria cantante social dell'anno. Lo posso dire? Dai! Gli Psicologi! Ciao Webbo, sono qui per annunciare il vincitore dei Web Award per la migliore canzone social dell'anno. Tra l'altro sono molto contenta perché è una delle mie canzoni preferite di quest'anno. Ma concedimi un ultimo ballo, un'ultima ora. Complimenti Matteo, sei il vincitore! Grazie ragazzi, davvero, ma si è fatta una certa. Voi non avete un po' fame? Io sì, meno male che c'è Antonella Clerici. Amici di Webbo, sono felicissima di annunciare il vincitore, anzi la vincitrice della categoria Food Creator. È una persona che mi piace tantissimo, che mi sta molto a cuore e che è la grande Benedetta Rossi. Vai Benedetta, sei fantastica! Siamo arrivati al gran finale. L'ultima categoria, ma non per importanza, è quella del TikToker dell'anno. La sfida più dura, più combattuta, più avvincente. C'è stato un vero testa a testa fra due super creator. Shade ci fa scoprire chi ha vinto. Allora si aggiudica il premio come miglior TikToker con il 27% delle preferenze. Giorgia Malerba. Complimenti. 100 punti a Grifondoro. Eccoci arrivati alla fine. Ma se siete arrivati fin qui, significa che siete dei veri web addicted e vi meritate un 2021 pieno di gossip, news e rivelazioni piccanti. Scherzi a parte, anche voi vi siete aggiudicati un premio, quello di miglior community dell'anno. Il mio lavoro purtroppo qui è finito. Miss Webbo, la vostra gossipara di fiducia, vi saluta e vi ringrazia. Buon anno a tutti!